Bene. Bene, ci siamo, grazie, buon pomeriggio a tutti, ritorniamo in diretta dopo qualche settimana per fare un po' il punto sui vaccini e aggiornarci sulle tante cose che stanno accadendo nella nostra città. La prima di tutte, vorrei fare un punto insieme a voi rispetto a questa che è un po' la notizia anche degli ultimi giorni, ma in realtà già da qualche mese, ovvero l'inchiesta sui brogli elettorali. Molti, come sempre, stanno scrivendo, in tanti stanno già anticipando sentenze, esprimendo giudizi. Io continuo a dire, noi continuiamo a dire come amministrazione comunale che serve sicuramente rispetto per un'indagine che è ancora in corso e noi ovviamente non possiamo che confermare la nostra massima e piena fiducia nei confronti della magistratura, anche perché l'inchiesta è ancora aperta ed è importante per noi tutti che si faccia luce il prima possibile su questa situazione. Però è importante anche continuare a dirci qual è la portata di questa indagine importantissima, perché anche se ci fosse una sola scheda inserita illegittimamente all'interno di una cabina elettorale all'interno di un seggio elettorale è comunque un fatto da condannare, è comunque un fatto sul quale in qualche modo approfondire perché delegittima il buon esito del voto. Però attenzione, parliamo sempre di 7 sezioni su 218, parliamo sempre di 99 voti all'attenzione degli inquirenti rispetto alle quasi 99.000 persone che si sono recate al seggio nel primo turno. E allora è importante anche che si dia rilevanza, si dia certezza non soltanto allo 0,1% rispetto a quella che è l'attenzione oggi dell'indagine, ma anche alle restanti 99.000 persone che legittimamente si sono recate ai seggi. Hanno espresso la loro preferenza per il centrosinistra, per il centrodestra, per gli altri movimenti che sono stati messi in campo e che devono avere ragione delle loro pretese, devono avere ragione della loro espressione di voto. Inviterei tutti a essere prudenti nell'esprimere giudizi anticipati, nell'emettere sentenze anticipate, anche perché vi ricordo la inchiesta Helios. Inchiesta Helios del luglio scorso, un'inchiesta nella quale sono stati coinvolti tantissimi amministratori della nostra città. Io ricordo i titoloni sui giornali, ricordo i servizi sui TG nazionali che hanno dato un'immagine bruttissima della nostra città, hanno dato un'immagine bruttissima della nostra regione, i titoli politica, mafia, appalti. Corruzione, il filo rosso che lega la politica alle cosche, gli interessi mafiosi all'interno degli appalti. Insomma, già al momento della presentazione della conferenza stampa, subito dopo la chiusura delle indagini, in molti avevano chiesto la testa mia, in molti avevano invitato alle dimissioni da parte dei miei assessori, in molti avevano chiesto la conclusione anticipata dell'esperienza consiliare. Ebbene, oggi, dopo le giuste, doverose indagini, la giusta attività fatta dagli organi inquirenti, per la stragrande maggioranza di queste persone è arrivata l'archiviazione. Questo significa una cosa soltanto, significa che gli avvisi di garanzia, le misure cautelari servono per consentire alla magistratura di svolgere al meglio il proprio lavoro e, una volta concluse le indagini, decidere se quelle posizioni poi devono essere stralciate, devono essere archiviate, oppure si deve andare a processo, che è un processo che naturalmente ancora deve iniziare. Questa cosa la dico perché purtroppo, come spesso accade, nell'immaginario poi collettivo, nella memoria delle persone, rimane soltanto il momento
conclusivo dell'indagine. Rimane il momento in cui viene mandato l'avviso di garanzia, vengono fatte le misure cautelari. Poi, quando invece si arriva all'archiviazione di un procedimento, magari la notizia viene data soltanto all'interno delle pagine della cronaca, non si ha il giusto risalto e quindi nella percezione delle persone rimane soltanto la notizia iniziale. Ecco, quindi rispetto a questo noi continuiamo naturalmente a aspettare quello che sarà il prosieguo delle indagini e continuiamo il nostro lavoro, continuiamo a esercitare il nostro mandato rispetto a quella che è stata la fiducia che i cittadini ci hanno dato, soprattutto ancora oggi in una fase nella quale le attività amministrative si incrociano con quelle del Covid, si incrociano con quella che è la campagna vaccinale di cui vi vorrei parlare. Oggi siamo quasi a un anno dal Covid, siamo quasi a un anno da quella terribile fase 1, quella fase di lockdown nella quale purtroppo abbiamo visto tante vite scomparire, abbiamo visto la morte di tante persone, di tanti nostri concittadini, di tanti calabresi, di tanti italiani, di tante persone nel mondo. Ci siamo stretti, abbiamo capito l'importanza della quotidianità, delle piccole cose. Ci siamo detti che sarebbe passato tutto, ci siamo detti che non sarebbe stato più lo stesso dopo, che saremmo state persone migliori. Quanto sembrano lontane quelle parole e quei buoni propositi. Forse dovremmo un attimino riflettere, ritornare a quello che era lo spirito con cui abbiamo affrontato la fase 1, il primo lockdown, perché la battaglia è tutt'altro che vinta. E la battaglia, come abbiamo sempre detto, si può vincere soltanto quando si metterà in campo un piano vaccinale che consenta alla stragrande maggioranza della popolazione di raggiungere la cosiddetta immunità. Purtroppo la Calabria rispetto al piano vaccinale è ancora indietro, indietro nelle percentuali nazionali, indietro nelle dosi che vengono utilizzate, indietro anche rispetto a quello che diciamo è il futuro del prosieguo di questa campagna nazionale. Le abbiamo viste le immagini fuori dal Consiglio regionale, purtroppo abbiamo visto anche le immagini fuori dal grande ospedale metropolitano. Ecco, rispetto a questo, che non è soltanto un problema di Reggio Calabria e della Calabria, noi sindaci abbiamo chiesto che il Governo in qualche modo dia delle direttive e delle linee guida nazionali rispetto al piano vaccinale. Serve una regia nazionale, non si può demandare tutto alle regioni, non si può demandare tutto alle ASP, dobbiamo avere delle notizie chiare e certe e in questo caso invece le notizie non ci sono. Sappiamo che devono completare le procedure sugli oltreottantenni, inizieranno poi le vaccinazioni dei malati oncologici, si stanno facendo anche le vaccinazioni per il personale delle forze di polizia, delle forze dell'ordine, delle forze armate, poi toccherà al personale scolastico, non si ha notizia delle categorie successive, delle altre priorità e noi abbiamo posto questo all'attenzione dell'ASP perché è importante organizzarsi, è importante anche organizzarsi con gli spazi, è importante che ognuno faccia la propria parte. Noi come Comune di Reggio Calabria abbiamo dato la disponibilità all'ASP di ospitare un ulteriore centro vaccini al CEDIR, nei locali del CEDIR, locali al piano terra, perfettamente raggiungibili, perfettamente dotati degli spazi anche per l'attesa, per la vaccinazione, per i 15 minuti post vaccino. Stiamo per siglare una convenzione con l'ASP e poi insomma ci sarà un altro punto strategico nella nostra città a disposizione dei vaccini. E questo ho suggerito di fare anche agli altri sindaci della città metropolitana, magari nei comuni più piccoli, nei centri più piccoli, anche individuare un unico centro vaccini nel quale tutta la popolazione possa recarsi in maniera ordinata a effettuare il vaccino. Ma serve la garanzia e la certezza di arrivare lì, non fare le file, rispettare l'ordine di prenotazione e quindi le priorità che ci sono, altrimenti quelli diventano inevitabilmente dei luoghi di assembramento dove paradossalmente si possono sviluppare dei focolai. L'ultima cosa rispetto al
alla situazione Covid di cui vi volevo parlare è la notizia della chiusura delle scuole. Ora, è una notizia che ci lascia tutti molto perplessi, anche perché la Calabria, decide, la Regione Calabria decide di chiudere le scuole nonostante noi siamo rimasti zona gialla. Le notizie che avevamo erano quelle che se i dati fossero stati, diciamo, in aumento, con importanti aumenti, allora lì la decisione sarebbe stata opportuna rispetto alla chiusura delle scuole. Ma lo stesso ultimo DPCM prevede, ve lo leggo per evitare di lasciare qualcosa non detta, che i presidenti di regione possono disporre la sospensione dell'attività scolastica, cito testualmente, nei seguenti casi: nelle aree in cui abbiano adottato misure più stringenti per via della gravità delle varianti, nelle zone in cui vi siano più di 250 contagi ogni 100.000 abitanti nell'arco degli ultimi 7 giorni e infine nel caso di una eccezionale situazione di peggioramento del quadro epidemiologico. Bene, la Calabria non rientra in nessuno di questi 3 casi, anzi vi aggiungo che le province di Reggio e Vibo Valentia, per intenderci, arrivano a 120 casi ogni 100.000 abitanti, quindi la media regionale è minore rispetto ai 250 contagi richiesti dal DPCM. Stamattina ho sentito un po' di sindaci, abbiamo stilato un documento nel quale chiediamo, invitiamo il presidente facente funzioni Spirlì a ritirare questa ordinanza, anche perché, come abbiamo visto anche nel recente passato, purtroppo le ordinanze che sono destituite di un fondamento, diciamo, nel merito dell'ordinanza stessa, poi vengono annullate subito dopo un ricorso al TAR. E allora bisogna evitare questo, bisogna soprattutto, visto che ci sono le condizioni, visto che il quadro dei contagi nella nostra regione lo consente, visto che la regione Calabria è rimasta zona gialla, bisogna consentire ai bambini di poter andare a scuola. C'è una bellissima lettera che ha scritto un insegnante, che ha scritto una maestra, la trovate pubblicata sui principali siti di informazione. Vi invito a leggerla perché è una lettera molto commovente che ci dà anche il quadro della passione che gli insegnanti, che i dirigenti scolastici in tanti mi stanno scrivendo in queste ore, stanno pubblicando dei post sui social network, la passione che il corpo docente, il corpo degli insegnanti, il personale scolastico mette e quanto soprattutto i ragazzi hanno sofferto questi mesi, questo anno possiamo dire, di mancata frequentazione dei luoghi adibiti all'educazione, adibiti all'istruzione, adibiti alla cultura. Le ultime cose che volevo dirvi, anche perché tra poco inizia la regina, avete visto, stanno iniziando finalmente i lavori di realizzazione del ponte sul Calopinace. Iniziamo a pensare a un nome che possa avere questo ponte. Molti di voi mi avete scritto anche recuperando la storia, la nostra storia, a proposito di cultura, a proposito di identità, a proposito di tradizione. Da quelle parti sorgeva nell'antichità un vecchio monastero, una vecchia abbazia intitolata a San Nicola. Un'idea potrebbe essere proprio quella di intitolare questo ponte alla memoria di San Nicola. Qualcuno suggeriva di intitolarlo ad Attanasio. Insomma, le idee sono tantissime. Iniziamo a ragionarci perché, salvo ulteriori complicazioni e gli scongiuri sono del caso, purtroppo, questa opera nei prossimi mesi inizierà a prendere forma, inizierà finalmente a delineare l'idea di un lungomare senza soluzione di continuità fra la zona sud e la zona centro e la zona nord. A proposito di lungomare, sono iniziati anche i lavori di riqualificazione del lungomare nella zona di Pellaro, quindi l'idea continua a svilupparsi su tutta la costa reggina e siamo addirittura d'arrivo per la consegna dei lavori del waterfront. Ormai lo avete visto tutti, è un cantiere che finalmente si è totalmente aperto anche alla percezione, alla visibilità dei cittadini. Contiamo di inaugurarlo
per la fine del mese, vi prego vivamente di non rovinarlo prima del tempo. Domenica scorsa passeggiavo sul lungomare insieme a mia moglie e ai miei figli e abbiamo dovuto fare i vigili urbani per evitare che le macchine entrassero in quella che è una piazza pedonale, quella antistante il lido, quella che poi porta alle scalinate, e allora lì abbiamo messo dei dissuasori. Qualcuno ha spostato i dissuasori per parcheggiare le macchine in una zona nuova, in una zona pedonale, in una zona con i sanpietrini. Vi prego, non possiamo pensare che il controllo di quella zona debba essere soltanto demandato alle multe che dei vigili urbani. La ditta ha dovuto prendere un controllore perché quella è ancora area di cantiere, ma se noi pensiamo di inaugurare il waterfront e renderlo preda di parcheggiatori impazziti, di autisti che devono parcheggiare la macchina un minuto dal lungomare, di vandali, di writers, eccetera, non ci saranno telecamere che tengano. Le telecamere naturalmente ci sono, ma è come se noi dovessimo mettere le telecamere dentro il salotto di casa nostra perché abbiamo paura che prima o poi impazziamo e ci mettiamo a imbrattare i muri o a rovinare i quadri, insomma, quello che c'è nella stanza. E allora, che quelle scene di domenica scorsa non succedano più. Noi ci siamo già attrezzati per monitorare, sorvegliare e controllare il cantiere, ma quando il cantiere sarà concluso e quando quell'opera sarà inaugurata e quando finalmente anche questa parte di città verrà restituita ai cittadini, verrà rigenerata e riqualificata, siamo noi i primi, e spero anche gli ultimi, a doverne averne cura, a doverla co controllare, a doverla preservare e ad arrabbiarci e a rimproverare chi invece pensa di poterne fare terra di conquista per macchine e quant'altro. Grazie, buon fine settimana.